Aggiorniamo la strategia di investimento per il mese di luglio. Giugno è stato un mese in cui i dati economici sono rimasti sostanzialmente positivi, ma con un tono minore, soprattutto in America. Quello che salta agli occhi maggiormente è un calo dell'inflazione, la core all'1,4, che si sta allontanando in questa fase anziché approssimarsi al traguardo delle banche centrali del 2%. È non facilissimo spiegare il perché di questo fenomeno. Certamente la componente di inflazione derivante dalle materie prime, è chiaro che non porti un contributo positivo. Il prezzo del petrolio sta arretrando e probabilmente rimarrà quantomeno stabile. Difficilmente, riprenderà un'inflazione del comparto materie prime, ma non si capisce perché con un mercato del lavoro estremamente tight, ormai siamo a pieno impiego, 4,3 il tasso di disoccupazione, non ci sia nessun segno di inflazione neanche salariale. Se questo è un po' un mistero macroeconomico, che lasciamo agli economisti di spiegare, è chiaro che le spiegazioni ancora sono solo parziali e hanno a che fare, ne abbiamo parlato in passato, con la sottooccupazione, insomma con la qualità dell'occupazione, che forse è un po' inferiore alla quantità di occupazione. Ebbè, però c'è l'altro tema di giugno molto importante. Le banche centrali sono state protagoniste e hanno manifestato un atteggiamento piuttosto aggressivo. La Fed, in particolare, ha proseguito nei rialzi, ha fatto il terzo, dalla ripresa, diciamo, dell'iniziativa, il quarto dall'inizio dei rialzi, a partire dal dicembre 2015, e soprattutto si è detta ancora intenzionata a proseguire con un ulteriore rialzo, probabilmente alla fine di quest'anno, e con un inizio del tapering, diciamo così, della riduzione del reinvestimento dei titoli che detiene in portafoglio che vanno in scadenza. Insomma, normalizza anche il bilancio e non solo i tassi di interesse. Beh, questo fa un po' specie se messo a confronto con dei dati che invece in quest'ultima fase sono un po' più deboli. Perché? Difficile, trovare una spiegazione univoca. O la Fed sa qualcosa di più sulla macroeconomia, ne dubitiamo, o forse sa qualcosa di più, per esempio, sulla deregolamentazione. È anche questo un elemento avvenuto un po' più insomma, a chiarezza nel mese di giugno. Il Tesoro ha fatto una disamina di tutta la materia regolamentare e proporrà dei cambiamenti, in qualche maniera una riduzione del complesso di norme che tipicamente conosciamo come Dodd-Frank. Beh, allora forse è questo il motivo vero per cui la Fed è aggressiva, al punto tale da prevedere una normalizzazione dei tassi che proseguirà a un ritmo di 3 rialzi praticamente nei 2 anni successivi, mentre il mercato in questo momento è del tutto scettico su questo. È chiaro che questo è un po' un problema perché siamo tornati a una divergenza tra aspettative del mercato che sostanzialmente non credono alla Fed e affermazione della Fed che invece è particolarmente convinta sulla necessità di un inasprimento delle condizioni monetarie, da creare un potenziale di volatilità. Aggiungiamo che anche in Europa, Draghi in particolare nel simposio di Sintra, il 27 del mese, quindi settimana scorsa, ha in realtà assecondato questo atteggiamento più aggressivo, iniziato dalla Fed, anche lui parlando di forze reflazionistiche che prendono il posto a dei rischi deflazionistici. Francamente, in Europa le cose vanno bene dal punto di vista macroeconomico, è vero, ma certamente non ci sono impulsi inflazionistici. Quindi, come mai Draghi cambia tono? Tra l'altro, Draghi è più creduto dal mercato, forse anche della Yellen, e infatti l'euro si rafforza e raggiunge sfiora l'1,15, si attesta in questo nuovo range più elevato. Questo ce lo aspettavamo, ma il punto di nuovo diventa che questo atteggiamento delle banche centrali a oggi sembra quasi in contraddizione con i fondamentali.